Ciao ragazzi, ragazzi, eccoci finalmente arrivati come ogni domenica alle 17 in punto, arrivati con una nuovissima puntata di Spilling the Tea with me, Issima 91, in cui parliamo tutti insieme dei gossip della settimana. Allora, non vedete per ora la tazza perché in realtà io volevo usare questa qua che mi è stata regalata dal mio amico Diego dal ritorno dell'Australia con tutti i coalini, solo che mi sono reso conto che è verde e quindi non so come verrà, sicuramente voi non vedrete niente perché andrà ad mischiarsi un po' con il green skin, quindi non posso usarla. Poi ne ho trovato un'altra tra le altre cose, questa che è bellissima, la amo, così con il cactus, però anche questa è verde, quindi facciamo che questa è una prova per vedere una volta montato come vengono, se riusciamo a vederlo, se praticamente scompaiono. Però per oggi ho questa tazzona, la tazzona fumante bitch, ai Madonna, no, don't worry, qualcosa del genere, che era la tazza di oddio, come si chiama quel negozio, Primark, dove c'era la cannuccetta d'oro che è sparita perché, come ben sapete, mio padre l'ha buttata via, insomma, e ancora poi non ci sono tornato. Ma possiamo dire che il tè di oggi è pronto, iniziamo subito con i gossip. Brucia sempre, come mai lo faccio troppo bruciare? Allora ragazzi, ragazzi, oggi parliamo moltissimo dei protagonisti di Uomini e Donne Over, perché sono successe delle cose assurde e io ve le voglio dare in anteprima. Perché durante l'ultima registrazione del Trono Over, che andrà in onda penso prossima settimana a questo punto, è stato cacciato finalmente Giambattista. E voi direte, perché ha fregato un'altra volta la redazione? E no! Ha fatto finta di essersi innamorato di una donna, d'accordo, fuori dal programma? E no! Ha detto, boh, ha mandato a cagare Tina e Gianni? E no! Ma ha aggredito una dipendente di Uomini e Donne, come si chiamano? Una della redazione, e questa cosa ha fatto andare fuori cervello giustamente Maria De Filippi, che senza esitazione questa volta lo ha cacciato, speriamo per sempre, dallo studio più famoso di Canale 5. Ma com'è andata la situazione? Praticamente ci fanno sapere delle talpe che hanno partecipato a questa registrazione, che praticamente, come voi ben sapete, se non lo sapete ve lo racconto adesso, il Trono Over è diverso dal Trono Classico perché ci sono appunto dei blocchi in cui parlano di varie coppie. Quando era arrivato il momento di Giambattista, lo fanno entrare, si mette a sedere sulla sedia e parla dell'incontro che aveva avuto con una signora, ma era alquanto inalterato, in quanto anche Gianni ha subito un po' battibeccato con lui e gli ha detto: ma stai zitto che te hai appena aggredito una collaboratrice dietro le quinte. Ora, non so se le parole sono state propriamente questo, fatto sta che Maria, sentendo questa frase, ha subito voluto indagare, chiamando la collaboratrice in questione per chiederle se fosse vera o no l'aggressione. E in pratica è successo che Giambattista era stanco e stufo di aspettare dietro le quinte il suo turno, si è spazientito ed ha spintonato questa ragazza, allorché, con il pubblico tutto in piedi ad urlare "fuori, fuori, fuori, fuori", Maria gentilmente gli chiede di accomodarsi fuori per sempre. Ah, brucia, brucia, oddio. Ma rimaniamo sempre in tema registrazione Trono Over, perché vi ricordate di Sossio e Ursula? Sono tornati questa volta in qualità di ospiti perché avevano da dare una bellissima notizia. Allora, per chi non lo sapesse, faccio un piccolo riassuntino. Ursula e Sossio si sono conosciuti a Uomini e Donne Over, sono usciti dal programma insieme, hanno partecipato a Temptation Island, Sossio ha fatto un po' il cretino, Ursula lo ha lasciato, è tornata nella trasmissione Uomini e Donne
è tornato anche Sossio con lo scopo di riconquistare Ursula. Ce l'ha fatta, risono usciti dal programma e questa volta sono tornati per dire, per annunciare a tutto il mondo che aspettano un figlio. Adoro, adoro, adoro. E sono arrivati in studio facendo vedere la loro prima ecografia, cioè la prima ecografia del loro bebè, che al momento io non so ancora, forse nemmeno loro lo sanno, sarà troppo presto, se è un maschietto o una femminuccia, ma sono sicuro che ce lo faranno sapere molto presto. Io devo dire che sono sempre stato un po' contrario a Sossio perché lo vedevo un po' farfallone. Però speriamo che con questa nuova notizia, con questa nuova situazione e tutto quanto abbia messo la testa a posto. Anche se, ragazze e ragazzi, faccio un piccolo PS, non mettiamo a mondo i figli per cambiare noi stessi o per magari non incrinare un po' il rapporto amoroso. Ma sono sicuro che questo non sarà il loro caso. E ragazzi e ragazzi, sorso di tè, perché parliamo dell'ex tronista Teresa. Allora, vi ricordate, ve ne ho appena parlato fino tipo settimana scorsa, di Teresa che era tronista, ha fatto la scelta nel castello, ha scelto Andrea, Andrea le ha detto di no, lei ci è rimasta malissimo, ha pianto 4 giorni in hotel, è tornata Uomini e Donne a raccontare la cosa, Andrea dice di essere cambiato, che di aver avuto paura ma che la voleva riconquistare, lei assolutamente no. Poi vi ho ridetto in anticipo l'anticipazione che loro due erano ritornati a Uomini e Donne per raccontare di un bacio malandrino tra i due, che quindi riuscivano insieme, ma che nello stesso giorno si erano rilasciati, e questa cosa penso debba andare ancora in onda, quindi io vi do delle cose proprio anni luce prima che succedano, ma questa volta non c'entra niente il programma, ma c'entra Carlo Conti e il suo programma di Rai 1 Tale Quale Show. Perché? Se voi non lo sapete, ve lo dico io come sempre, Teresa prima di diventare tronista era comunque una cantante, o comunque dice di avere una bella voce. Io non posso dirvi sì è vero o no, non è vero, perché sinceramente non ho mai avuto la curiosità di andare ad ascoltare qualcosa che ha fatto lei. E tra le altre cose è uscita anche la sua canzone che si dovrebbe chiamare tipo Controcorrente, può darsi, ma io non ho visto né il video che è nelle tendenze né ho ascoltato la canzone, e lo chiedo a voi. Se volete che io facessi una reaction su questa canzone trash, penso, di Teresa, ditemelo qua sotto tramite commento. Ma ritorniamo a Teresa e a Carlo Conti. Parrebbe che Teresa abbia fatto un provino per partecipare alla nuova edizione di Tale Quale Show e abbia molte probabilità di partecipare. E io dico, se sai cantare fai benissimo. Quante persone amiche di Maria hanno partecipato a Tale e Quale Show? Però ha iniziato a dire per tutto il tuo trono che la gente intorno a te voleva solo business, voleva solo apparire in televisione, voleva solo follower su Instagram. E poi fai provini per partecipare ad altri programmi? Io non ho nulla al contrario, fai benissimo, anche perché se il cantare è la tua vera vocazione, Tale Quale Show è sia spettacolo sia canzone, quindi fai bene. Però, insomma, la coerenza, gna gna gna. Ah, e adesso, ragazze e ragazzi, cambiamo completamente argomento, ma rimaniamo sempre in tema reality show, perché sto perdendo la voce perché è una cosa, adesso capirete. Praticamente sono usciti, sembrerebbero usciti, i primi nomi dei nuovi concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello NIP, cioè non famoso, che condurrà Barbara D'Urso su Canale 5 a inizio aprile. Che ovviamente io ho letto questi primi nomi e sono rimasto un po' sconcertato, come per dire, vabbè, fanno il solito filone dell'anno scorso, mettono molti semi VIP o comunque conosciuti nei salottini di Barbara D'Urso, alcuni sconosciuti così per dire, e fanno un miscuglio. E
È una cosa che a me non piace molto perché la versione VIP del Grande Fratello c'è già a novembre. Il Grande Fratello NIP si chiama NIP perché deve essere, cioè ci devono essere concorrenti che non sono mai stati o quasi mai stati in televisione. E non mi va bene, anche perché poi scoprirete molte cose più avanti. Appena inizierà la trasmissione arriverà un mio video in cui vi dirò delle cosette, però comunque questo non è l'argomento. Vi dico i nomi che sono trapelati al momento. E si tratta di Ivana Icardi, che è la sorella del calciatore, che è sempre presente ormai a Pomeriggio 5, a Domenica Live, che racconta che il fratello non vuole più parlare con lei per colpa di quell'altra, di Wanda Nara, insomma, a piange. E non solo, Ivana ha già partecipato al Gran Hermano in Argentina e adesso, evidentemente, vuoi cavalcare l'onda. Ora, ok, vai a parlare in televisione perché tuo fratello non ti vuole più parlare, il tuo fratello è famoso, però se vai anche al Grande Fratello, dimmi a cosa serve partecipare ad un programma del genere se tuo fratello non vuole sapere di te. Cioè, te hai sempre detto non voglio popolarità, io sono qui solo per dire la verità, non voglio popolarità, e poi vai al Grande Fratello. Ma vaffanculo. Poi un altro concorrente, nome dato per certo, sì. Ciao, oggi con l'italiano, ciao ragazzi. Si tratterebbe di Chico Nalli, che è l'ex marito di Tina Cipollari e anche lui molto presente nei salottini di Barbara D'Urso. Quindi, come vi ho già detto, ragazzi, i provini sono alquanto meno inutili perché comunque basta andare nel suo salottino. E poi ci sarebbe anche Fariba Terani, che è la mamma di Giulia Salemi. E lei, devo dire che ci può anche stare, anche se per me è comunque famosa e quindi dovrebbe partecipare all'edizione VIP, ma ci può anche stare perché nell'edizione VIP dell'anno scorso in cui ha partecipato la figlia, praticamente protagonista è stata la mamma e quindi mi può anche piacere. E poi ragazzi e ragazzi, ci sarebbe Alberico Lemme, quello che va da Barbara D'Urso ad offendere le ciccione dicendo sei una cicciona, faccia di donna, tutte queste robe qui, quello, il farmacista che dovrebbe far dimagrire le persone facendole mangiare tantissimo, che vabbè, se è una cosa per far polemica, secondo me fanno benissimo così, anche perché tanto tutto spettacolo, si sa come funziona. Però mi piacerebbe prima o poi un'edizione in cui ci fossero veramente persone mai state in televisione. Non dico neanche influencer, quindi mi ci levo anche io. Mi piacerebbe tantissimo a me partecipare, lo sapete. O almeno un'edizione io la devo farmi in una settimana, poi buttatemi fuori. Però fatemela fa, perché è da quando ho 10 anni che ci voglio andare per vedere un po' com'è. Però mi piacerebbe tornare un po' alle origini con delle persone non famose, tipo, non lo so, un agricoltore, un barista, una commessa, un miniere, insomma, cose un po' così, per vedere veramente se noi da casa, che ci lamentiamo dei VIP, no? Di tutte persone così, che diciamo sempre, vogliamo persone normali, se vogliamo veramente persone normali, o se una volta che fanno un'edizione normale veramente, diciamo, ma vabbè, ma chi sono questi, madonna come sono brutti, insomma, voglio vedere un po' l'italiano medio com'è ignorante. Adesso ragazzi anche per oggi è tutto, io mi vado a finire questo tè perché l'ho messo qui dentro, è grossissimo e non mi finisce più. E voi mettete like a questo video se vi è piaciuto, commentate le notizie che vi ho appena dato dicendo la vostra come sempre, continuate ad iscrivervi al mio canale che siamo tantissimi, io vi amo sempre, e anche andatemi a seguire su Instagram che ci tengo veramente veramente tanto. Faccio un piccolo PS: se avete visto il video in cui ho distrutto l'iPhone, avete partecipato al mio dolore, ma ho deciso per il momento di tenerci la cover, di tenermelo così, perché spendere 500 euro per rifare il telefono nuovo o addirittura spendere 1000 per comprarne un altro, che comunque questo va uguale, a parte il dietro che non si può vedere, uno voglia, insomma, andrò a comprarci una cover gialla, tanto per rimanere in tema, comunque per il momento tengo così. E so
ho voluto fare questo PS perché so che vi preoccupate per la mia vita e per la vita del mio iPhone giallo. Per ora è tutto, basta, finisce qui questo video. Noi ci vediamo domenica prossima, sempre alle 17, sempre su questo canale, sempre sui vostri schermi del telefonino, con una nuova puntata di Spilling the Tea with me, Issima91 e tutti i gossip e spiccioli della settimana. Ma ci vediamo anche domani con un video normale, sempre qui su questo canale. Ciao!